qui in Cile c'è un grande gruppo di tuoi fan che sanno che tu scrivi le tue canzoni col cuore. Fregatene di chi ha bisogno di insultarti o dire bugie per ottenere attenzione. Abbracci dal sud, Taylor. L'autore di questo tweet in difesa della cantante Taylor Swift, accusata da Damon Albarn, leader dei Blur e dei Gorillaz, di non scriversi da sola le sue canzoni, si chiama Gabriel Boric e non è un fan qualsiasi della cantante, visto che dall'11 marzo Gabriel sarà il nuovo presidente del Cile. Partiamo da qui per raccontare la rivoluzione democratica e generazionale del paese sudamericano, cominciata con le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2021 e proseguita nei giorni scorsi con la formazione del nuovo governo. Ma c'è molto, molto di più in questa svolta cilena, a partire dal rapporto che il paese ha con un passato che sembra non passare mai, nel bene e nel male. A raccontarcelo nell'episodio di oggi è Sara Gandolfi, curatrice della newsletter Mondo Capovolto. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 28 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Sì, se è puro! Sì, se è puro! Sì, si è potuto. Nelle piazze del Cile erano in tantissimi a gridare questo slogan, omaggio e rielaborazione del celebre Yes We Can, sì, possiamo, con cui Barack Obama diventò presidente degli Stati Uniti nel 2009. Sara Gandolfi, perché questo governo cileno è così nuovo anche per il contesto internazionale? Innanzitutto perché il vincitore delle elezioni di dicembre, Gabriel Boric, che compirà 36 anni tra poco, sarà il più giovane presidente del paese sudamericano, quello che ha ottenuto più voti in assoluto nella storia del Cile, ha vinto con il 56% delle preferenze, e anche il primo presidente della generazione millennial. Ricordiamoci che la dittatura cilena è finita 32 anni fa, quindi lui era veramente un bambino quando si è chiusa quell'epoca, eppure la storia cilena è pervasa, e ancora oggi il presente del Cile è pervaso da quello che avvenne a quei tempi. E non è un caso che lui poi faccia riferimento a Salvador Allende e alla vittoria del leader socialista nella notte del 4 settembre 1970, quando appunto ha annunciato la sua vittoria il giorno delle elezioni, ha detto «Vayan a sus casas, con l'allegria sana della limpia vittoria alcanzada», cioè «tornate a casa con la sana gioia della netta vittoria ottenuta». E ancora, quando ha annunciato il governo pochi giorni fa, ha detto «Oggi si comincia a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia democratica, non partiamo da zero, sappiamo che c'è una storia che ci eleva e ci ispira». Dove nasce la vittoria di Boric? Boric si è presentato in campagna come l'uomo del cambiamento e anche come l'erede politico del movimento del 2019 che, prima dello scoppio della pandemia da Covid, spinse decine di migliaia di giovani a protestare contro le politiche ultraliberiste di Piñera. Manifestazioni che sfociarono in violenti scontri con le forze dell'ordine in cui morirono una trentina di persone. Da quel che capisco, per una volta le manifestazioni di piazza non si sono esaurite in se stesse, ma hanno dato vita a uno schieramento politico abbastanza forte da presentarsi alle elezioni e vincerle. È così? Per la prima volta in tre decenni, cioè appunto dalla fine della dittatura, le forze che hanno governato il paese dopo Pinochet, ovvero Chile Vamos e l'ex Concertación, non sono arrivate alle elezioni con un candidato al ballottaggio presidenziale. E Boric, che è un ex leader studentesco, insomma molto legato a una sinistra che è considerata radicale, però alla fine ha ottenuto al duello finale, al ballottaggio, l'appoggio degli ex presidenti Ricardo Lagos e Michelle Bachelet. Già questo è storico ed è un cambio importante, perché appunto finisce un'era, finisce l'era post Pinochet. La sinistra di Boric sarà molto diversa da quella che ha governato in alternanza con la destra e il Cile dalla fine della dittatura del generale nel 1990. E il suo governo prenderà anche soprattutto le distanze dalle politiche ultraliberiste dell'ultimo esecutivo di centrodestra. Tanto è vero che la sua campagna ha girato intorno anche un po' a questo slogan, la fine del laboratorio dell'ultraliberismo. Con quale squadra di governo Boric intende fare tutto questo? Il governo di Boric è un governo estremamente giovane innanzitutto, perché sette ministri hanno meno di 40 anni.
Un altro dato molto importante è che 14 dei suoi 24 ministri sono donne e quindi è il primo governo a maggioranza femminile della storia non soltanto del Cile ma di tutto il continente americano. Tra queste appunto neoministre ci sono figure di spicco come la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro dell'interno e della pubblica sicurezza, Itziar Siches. Portavoce dell'esecutivo di sinistra sarà la deputata comunista Camila Vallejo. Ma c'è anche un nome importante, un cognome importante, Allende, perché la ministra della difesa si chiama Maya Fernández Allende ed è nipote del presidente Salvador Allende deposto dal generale Pinochet quasi 50 anni fa con un colpo di stato militare. È una deputata socialista, è figlia di Beatriz Tati Allende che fu la figlia più vicina politicamente appunto a Salvador. Dopo il golpe dell'11 settembre del 1973, Maya Fernández, che oggi ha 50 anni, si esiliò a Cuba insieme alla madre e al suo ritorno in Cile nel 1990 si è laureata in biologia e si è iscritta appunto al Partito Socialista, un tempo guidato dal nonno. Que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable y que nunca por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. E mai per nessun motivo potremo avere di nuovo un presidente che dichiara guerra al suo stesso popolo, ha detto Gabriel Boric nel discorso dopo la sua vittoria. A che cosa si riferiva, oltre che a Pinochet? L'avversario al ballottaggio era José Antonio Kast, leader della destra, una destra piuttosto reazionaria, un uomo di origine tedesca, figlio di un nazista, quindi con un passato piuttosto ingombrante, che durante la campagna elettorale in più occasioni ha elogiato Pinochet, le politiche di Pinochet, e ha accusato il suo avversario di essere un esponente di sinistra estrema, quasi un cavallo di Troia del castrismo e del Venezuela di Maduro. Devo dire che Kast ha sorpreso molti perché ha però subito riconosciuto la sua sconfitta elettorale, cioè la sera stessa ha detto: da oggi il nuovo presidente del Cile si merita tutto il nostro rispetto. Orlando Torricelli è un giornalista cileno che da anni vive a Parigi e lavora a Radio France. Nei giorni delle elezioni era a Santiago e mi ha raccontato che anche lui è rimasto sorpreso dalla reazione di José Antonio Kast. Eravamo lì a Santiago la sera stessa dell'elezione e lui è venuto in televisione congratulandosi con il neoeletto presidente. È vero che non sorrideva molto, ma già alle 8 di sera aveva accettato la sua sconfitta. Questa è una cosa che mi ha colpito molto. A differenza del presidente Boric, Orlando Torricelli ha un ricordo molto vivo degli anni bui del Cile. Qual è il rapporto col passato di questa nuova classe politica? Che è una nuova generazione che ha preso le redini del potere nel paese e che ha un modo molto diverso di fare politica, molto meno verticale rispetto al passato, e in più con un interesse, diciamo, molto sincero per le questioni ambientali, la parità di genere. Beh, questo non impedisce a questi giovani di presentarsi come erede di Salvador Allende. Come diceva, io ero lì a Santiago questo giorno dell'elezione e l'ho visto per le strade, l'Alameda, questa giovane generazione sventolare con le bandiere, celebrare la vittoria e scandendo anche gli stessi slogan dei loro genitori, anche dei loro nonni, magari più di 50 anni fa, il giorno della vittoria dell'Allende nel 70. Questo per dirti un po' che, come dire, un po' un misto di rottura e di continuità. Ma in che cosa consiste questa continuità al di là dell'appartenenza a una famiglia politica? Perché il Cile di Allende e Pinochet appartiene a un altro mondo, quello della guerra fredda e dello scontro globale tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Questa è ancora la risposta di Orlando Torricelli. Credo che hanno proprio una volontà molto sincera di in qualche modo fare la politica in modo diverso e magari su questo è un fenomeno che va al di là del Cile, credo che è un po', magari un fenomeno un po' globale, no? Di una generazione nuova che arriva e che butta fuori un po' questo modo antico, anziano di fare la politica, mi sembra. Sicuramente un passato che non è veramente passato, nel senso che è sempre più o meno di attualità, è un po' difficile perché è una generazione nuova che sicuramente ha per una parte il proprio
bisogno di aprire una pagina nuova, un capitolo nuovo delle storie, della loro vita. In più ha bisogno anche di non dimenticare quello che è accaduto, il periodo brutto del colpo di Stato. C'è il passato, ma c'è anche e soprattutto il futuro di questo governo. Sara Gandolfi, quali sono i problemi principali che Boric dovrà affrontare? Nel suo discorso della vittoria, che ha iniziato nella lingua indigena dei Mapuche, Boric ha riconosciuto che i tempi a venire non saranno facili. Dovremo affrontare le conseguenze sociali, economiche e sanitarie della pandemia, ha detto. E poi ha anche chiamato a una certa unità, un governo aperto, perché un governo non avanza da solo, ha detto. E non lo ha detto a caso, perché dovrà fare i conti con una legislatura fratturata, in cui la sua coalizione, per esempio, non ha la maggioranza, quindi non sarà facilissimo per lui governare. E poi ha annunciato delle riforme importanti come la riforma delle pensioni, ma per farla dovrà anche farsi strada in un labirinto di fondi pensione privati che gestiscono circa il 65% del PIL del paese, e quindi non sarà facile. E poi come finanzierà queste riforme, il suo welfare, questo welfare che ha annunciato? Il Cile ha miniere di rame e giacimenti di litio non sfruttati che potrebbero fornire rendite economiche notevoli. Ma in realtà non è chiaro quanto varrà il litio cileno, e ci sono voci addirittura che dicono che Boric si opporrà al modello economico estrattivo e quindi potrebbe limitare l'attività mineraria. E quindi si indebiterà, per esempio, e anche questo è un programma che non è facile da seguire. Quale strada pensi che prenderà? La cosa importante è che lui ha scelto come ministro che dovrà guidare di fatto l'economia e quindi anche in parte queste riforme una personalità piuttosto moderata, Mario Marcel, che è l'attuale presidente del Banco Centrale, un uomo di 62 anni, socialdemocratico, laureato a Cambridge, che sicuramente non imprimerà quella svolta radicale che molti temevano. Sarà difficile quindi probabilmente per Boric portare a termine tutte queste impegnative e importanti riforme economiche e sociali, potrebbe però trovare meno opposizione in politiche più simboliche, appunto su questioni sociali come l'aborto, che è tanto atteso dalle donne in Cile, o i diritti degli indigeni. Lo fece Papandreou nella Grecia post-dittatura degli anni Ottanta e più di recente l'ha fatto Zapatero in Spagna, con meno fortuna. Grazie Sara Gandolfi e Orlando Torricelli. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con l'Ammazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.